Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi si torna nuovamente qui su Farming Simulator 22 per un nuovo episodio nella mappa Osada. Ragazzi, oggi non c'è molto da fare nel mio campo 31, visto che ho ormai completato le fasi di semine e anche le fasi di rullaggio. Per la verità, ragazzi, avevo anche dato un'occhiata ai contratti. Ho Ma mi volevo staccare oggi dalle attività sui campi per fare qualcos'altro di alternativo, ma comunque guadagnare anche qualcosa. Ragion per cui ci ho pensato su e mi sono detto, oggi si fa un po' di silvicoltura e per l'occasione, ragazzi, che cosa ho fatto? Innanzitutto sono andato allo shop e ho noleggiato un po' di attrezzature che adesso vi vado a mostrare. Innanzitutto ho preso questa pinza Lizard RD1600E, mi servirà per il per i tronchi, per trasportare i tronchi. Poi ho preso un altro peso, un peso un po' più, una zavorra un po' più pesante ovviamente per controbilanciare. Poi ho preso questo Lizard LT679, questo rimorchio trasporta tronchi. Ovviamente ho preso anche la lama, la sega elettrica per tagliare manualmente i tronchi, quindi niente processore, ragazzi, oggi si fa un po' di silvicoltura vecchia maniera. Allora, nel frattempo io chiaramente mi aggancio un po' tutto il necessario. Innanzitutto mi aggancio il caricatore frontale con relativa pinza, poi peso, ecco, mi sono chiaramente organizzato così, e al peso mi andrò ad agganciare il rimorchietto. Il trailer, questo Lizard Logistic. Dove andrò? È presto detto. Allora, innanzitutto, ragazzi, non volevo tagliare alberi o perlomeno nei dintorni della mia farm perché non c'è niente di per cui valga la pena di tagliare, ma volevo, ragazzi, fare un investimento, acquistare uno di questi lotti che adesso vi vado a mostrare. Questi lotti che vedete, diciamo, in verdone scuro, sono lotti fatti a bosco, dove è possibile praticamente fare dell'attività di silvicoltura. Ce ne sono un po' sparsi attorno alla mappa. La mia intenzione è di acquistare questo lotto di qua. Costa, ragazzi, 42.700 euro e francamente potrebbe essere un buon affare. E lo vado a comprare subito. Perfetto. Detto ciò, direi di mettermi in cammino e andiamo ad individuare quest'area boschiva. Allora, al solito c'è il piccolo problemino al traffico, poco importa, ragazzi. Refresh, via. Mi devo dirigere, ragazzi, da questa parte. Ecco, facciamo attenzione. Ecco, si fermano, perfetto. Sembra
se ben ricordate, questa strada mi porta subito sulla destra all'area dove di solito vado a scaricare nel frantumatore i sassi e dove mi vado a rifornire di calce. Questa volta invece, proseguendo, andrò ad individuare, ragazzi, quell'area boschiva, quella piccola area boschiva che ho acquistato per fare un po' di silvicoltura. Un'attività che è alternativa ai campi, che comunque mi porterà a racimolare sicuramente qualcosa. Ovviamente ci vuole tanto olio di gomito. E allora andiamo ad individuare il barco. Allora, non è questo, perché devo andare chiaramente più avanti. Un pelino più avanti, eccolo qua. Ecco, questo è l'ingresso alla mia area boschiva che ho appena acquistato. Devo solo, ragazzi, individuare qualche albero che può interessarmi. Ci sono diverse tipologie, come potete vedere. Ci sono degli olmi, ci sono i classici abeti, anche piuttosto alti. Qua c'è ancora molto più spazio e potrei anche decidere di tagliare uno di questi abeti. È quasi quasi. Andiamo lì, ragazzi. Chiaramente devo rimanere nei confini di questo lotto. E allora, direi di fermarmi qui, ragazzi. Perfetto, lasciamo il rimorchietto. Questo lo mettiamo più o meno qua, nei dintorni. E andiamo a fare un po' di silvicoltura, ragazzi. Non ve l'ho mai portato, c'è sempre la prima volta, almeno qui su Farming Simulator 22. E allora direi che posso anche tagliare questo. Ci sarebbe anche questo, però è più alto, devo anche valutare bene dove cade. Vediamo questo, va. Perfetto, è caduto dove volevo, ragazzi. Adesso facciamo un po' di pulizia ai rami. Ecco qua. Bisogna prenderci anche un po' la mano, ragazzi. Sono un po' arrugginito, credetemi. Perché ne ho fatto tanto di silvicoltura, però nel precedente capitolo di farming, ma non me ne sono occupato completamente per via di tanti motivi. Per il fatto che c'erano bug, cose, e quindi mi sono, diciamo, un po'
tenuto da parte, evidentemente poi ci sono stati dei grossi miglioramenti e quindi anche la silvicoltura è stata risolta. Allora, chiaramente lì entro nell'altro confine, quindi devo spostare necessariamente questo albero, però prima di spostarlo devo controllare una cosa, più o meno le dimensioni, va bene? E cominciamo a tagliare, poi mi sposterò questo tronco, diciamo, più nelle vicinanze. Allora, vediamo un po'. Più o meno. Più o meno qua. Si fa a occhio, ragazzi, è che non abbiamo un processore che fa tutto al millimetro, però direi che questa è la dimensione giusta. E andiamo a caricare questo, poi mi sposterò il tronco più avanti. Mi devo organizzare chiaramente in solo, quindi devo occuparmi di un po' di tutto. Il ceppo per il momento lo lasciamo là, poi mi occuperò di passare un apparecchio, un'attrezzatura per toglierli questi ceppi, ma per il momento li individuo facilmente, per cui mi tengo lontano e via. E allora, ok, sembra che sia stato agganciato senza problemi, il peso penso che sia valido. Avrei anche potuto abbondare un po' nella lunghezza, però a occhio, ragazzi, devo ancora prendere un po' la misura, però più o meno ci siamo con la lunghezza del rimorchietto, anche se potevo sporgere anche di mezzo metro, un metro, vediamo un po'. Lasciamo, via, quasi, ma ci siamo, perfetto. Ok, andiamo, adesso devo fare una cosa, devo spostare il tronco per poter lavorare nell'area ovviamente che ho acquistato, altrimenti non me lo fa tagliare. Forse sto chiedendo troppo Eh sì, e allora stacchiamo, ragazzi. Andiamo a tagliare e poi provvedo a spostarlo. Allora, più o meno qui. Ok, va bene. Ho scelto, ragazzi, questo punto perché nei dintorni c'è anche una segheria dove posso rivendere ovviamente la legname. Quindi non devo poi fare chilometri per andare a
rivendere questi tronchi. Problema è riprendere confidenza in generale con la silvicoltura, questo sì. Ok. Del problema e no, devo togliere per forza il carrellino, c'è poco da fare. Gli spazi sono strettini qui, però ok, andiamo a mettere i nastri, sennò cade tutto giù. Forza. Ok, andiamoci a spostare più avanti. Ok. Ok, perfetto, ci siamo. Semplicemente inserito il tronco nell'area chiaramente che possiedo. Andiamo a fare una bella pulizia. Almeno questo. Forza, perfetto. Vabbè. Dunque, vediamo un po'. Più o meno dovrebbe essere qua. Ok. Sì. Andiamo a tagliare pure questo. Ok. Vabbè, qui entriamo. Ok, penso che un po' di tronchetti li ho tagliati. Allora andiamo un po' a prenderli. Sono questi cespugli che andrebbero ripuliti un po' con qualcosa, anche con un po' di editor, però poi me ne occupo, ragazzi. Perlomeno per individuare i tronchi che sono per terra. Perfetto.
Andiamo indietro adesso. Sì, lo so, devo togliere i nastri, lo faccio dopo. Poi andrò a richiudere nuovamente tutto, potevo anche tagliarli un po' più lunghi, vabbè. Si fa tutta a occhio, quindi bisogna fare un po' di allenamento. E allora, andiamo qua. Ripeto, ragazzi, avevo voglia di fare qualcosa di alternativo e qui su Farming Simulator 22, ma perché non l'ha tagliato? Ah, perché ha preso pure l'altro pezzo, capito? Ok. Allora, in teoria dovrebbe essere questa una delle pinze migliori, però siamo sempre lì. Ci vuole un po' di pratica a ritornare a fare un po' di legno e poi chiaramente le cose si fanno più rapide. Faccio di... Vi andavo dicendo, ragazzi, che almeno su Farming Simulator 22 non vi ho mai portato in tutte le mie serie che finora ho fatto silvicoltura per i noti motivi che vi spiegavo prima, ma adesso è arrivato il momento di cominciare a fare qualcosa. E quindi ho acquistato, ragazzi, questa porzione di boschetto, diciamo, dove ci sono parecchi alberi di diversa varietà, da cui posso ricavare sicuramente un buon gruzzoletto, non tanto poi per ricavare un terreno, perché si può anche rivendere, ma si può comunque ripiantare qualche albero successivamente per... Potrebbe derivarne la cosa, potrebbe fruttare comunque un buon investimento per il futuro per fare un po' di attività alternativa ai campi. Questo sì. E allora, vediamo un po'. Perfetto. Andiamo a fare una cosa, andiamo a slacciare i nastri e rimetterli. Ok, tanto per farli rimanere fermi. Ok. Attenzione al ceppo qui. Ok, questo è dentro. Ok,
Direi che ho raccolto tutto, mi pare. Sì. Ah no, da questa parte, hai ragione. Eccolo qua. Però vediamo un po' se è tanto leggero, potrei anche... Ah no, prima devo spostarlo, ovviamente. Ok, mettiamoci qua, più o meno. Andiamo a tagliare. Questo pezzettino lo andiamo a mettere a mano, sempre che ci riusciamo. Ok. Ok. Andiamo a mettere i nastri. Ok. Il nostro primo albero, ragazzi, è stato caricato. A questo punto facciamo una cosa. Stacchiamo temporaneamente il caricatore frontale. Il peso lo lasciamo, non dà fastidio. E andiamo a vendere questo primo carico. Questo è l'equivalente di un albero medio, devo dire. Non eccessivamente alto, però. Per iniziare va bene. E allora dobbiamo uscire di qua, ragazzi. Come potete vedere, qui c'è un... un punto vendita del treno, quindi il classico silos e poi chiaramente il passaggio del treno, ma se noi andiamo più avanti sulla destra c'è la presenza della segheria di questa mappa. Eccola qua. Dove possiamo vendere la nostra legname, ma possiamo anche acquistare la segheria e ricavare dei prodotti alternativi. Per la verità, ragazzi, c'è anche una carpenteria dove posso vendere i tronchi e acquistando la carpenteria posso fare anche un altro prodotto. Quindi, ricapitolando, ora in questo momento non ricordo bene, comunque in una delle due posso ottenere assi di legno. In un'altra posso ottenere, se non ricordo male, posso fare mobili in pratica le produzioni, ma non è ancora arrivato il momento di dedicarmi alle produzioni, quindi andrò semplicemente a vendere questa legname, questi tronchi. E lo devo staccare, ok, chiaramente qui c'è il trigger. Vediamo un po' questi quattro tronchi quanto riesco a ricavare. Beh, ragazzi, 6.113 euro. Non male, non male, ragazzi. Per iniziare, devo dire che va benissimo. Posso ritenermi soddisfatto. A questo punto devo uscire. Da questa parte. Chiaramente devo fare attenzione al traffico. Ecco perché, ragazzi, l'avevo disattivato, ma pazienza. E allora entriamo di qua. Andiamo a recuperare il caricatore frontale.
Eccolo qua. Perfetto, usciamo allora. Usciamo di qua. Giriamo da questa parte e andiamo a casa, ragazzi. Andiamo in farm. Devo dire che come primo taglio ho guadagnato discretamente bene 6.000 euro. Questo mi serviva, ragazzi, per cominciare, diciamo, a rompere il ghiaccio anche con la silvicoltura e per individuare anche un luogo dove potermi dedicare in futuro a fare della silvicoltura molto più intensiva, ovviamente, guadagnare chiaramente molto di più. Chiaramente mi sono organizzato così in maniera molto spicciola, così con in maniera molto manuale, quindi niente processori eccetera, però anche così, ragazzi, devo dire che ci si può divertire, ci si può rilassare, guadagnare anche su un bel gruzzolo stando lontano dai campi. Allora direi di entrare da questa parte adesso. Ci fermiamo, ragazzi, chiaramente sempre al centro farm e facciamo anche per questa volta i saluti dall'Osada. Ragazzi, che dire, spero che anche questo episodio qui nella mappa Osada vi sia piaciuto. Oggi, ripeto, un episodio in cui sono stato lontano dai campi, ma mi sono divertito un po' a fare un po' il taglialegna e a guadagnare anche 6.000 euro che fanno sempre comodo. C'è stato anche un investimento iniziale in di quell'area boschiva, più o meno 42.000 euro, ma con tutta la presenza di alberi che ci stanno attorno, sicuramente me li ripagherò e otterrò anche un buon guadagno, ragazzi. Per il resto, spero che anche questo episodio qui nella mappa Osada, ripeto, vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi, ragazzi, ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao.